Vai. Quello che conosciamo può essere degno di un gran numero di cose, ma non certo di venerazione. In poche parole, a parte il noto e l'ignoto, cos'altro c'è? Date retta a me, vivete al presente. Perché preoccuparsi del resto? Non dimenticate che il mondo ha come minimo 5 milioni di anni. Chi può permettersi di vivere nel passato? Allora, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e come sapete, come avrete letto sicuramente nell'avviso, questa sera si parla di Harold Pinter e questa cosa che vi ho letto è una delle sue affermazioni e un'altra sempre dice chi può permettersi di vivere nel passato e lui dice che il passato è quello che si ricorda o che si immagina di ricordare o che ci si convince di ricordare o addirittura si finge di ricordare. Quindi capiamo subito in che ottica siamo entrati. Harold Pinter è sicuramente considerato uno dei più importanti commediografi del secondo Novecento. Appartiene, come tanti, a quella generazione che fu chiamata degli angry young men, cioè dei giovani arrabbiati, che hanno dato un grande impulso alla rinascita del teatro inglese nella metà degli anni 50. Ma prima di cominciare a parlare di Harold Pinter, è importante parlare del teatro dell'assurdo. Questo termine, il teatro dell'assurdo, fu coniato nel 1961 da un critico teatrale che era Martin Eslin, che scrisse appunto presentò una sua pubblicazione intitolata appunto Il teatro dell'assurdo e con questo termine lui intendeva riferirsi alla produzione teatrale di quel gruppo di drammaturghi che erano attivi a Parigi negli anni 50 in un momento della nostra vita sociale che era nell'immediato dopoguerra che cioè la crisi del dopoguerra che ha portato ad una società che apparentemente era una società del benessere, ma ad una società che ha prodotto individui alienati, incapaci di comunicare e comunque che in qualche modo avevano perso quei valori tradizionali che erano della società precedente. Come sapete è proprio nel secondo dopoguerra la risposta delle persone alla seconda guerra mondiale è diversa da quella dalla prima. Ricordatevi, per esempio lo dice anche Eduardo De Filippo, no? Quando dice una volta il soldato tornava dalla guerra e tutti volevano sapere i racconti fatti, adesso nessuno ne vuole sapere più niente. Vogliamo, come dire, dimenticare, questo è, ma nel dimenticare appunto arriviamo all'angoscia. E proprio l'angoscia e l'assurdo esistenziale vengono rappresentati sulla scena dai drammaturghi di questo gruppo, a cui naturalmente appartengono nomi fondamentali come quello di Samuel Beckett e di Ionesco. Le loro commedie sono assurde perché? Sono assurde perché non presentano situazioni reali, cioè proprio la crisi, l'angoscia dell'uomo moderno è proprio e l'impossibilità della comunicazione è proprio la viviamo proprio attraverso dialoghi e situazioni che sono al limite della realtà, sono surreali, cioè non siamo più al teatro verità, perché la verità è difficile da dire, questo è il punto. Quindi nasce questo gruppo di autori che producono testi dove i dialoghi sono assolutamente senza senso, ma volutamente senza senso, sono ripetitivi e non c'è logica. Pensate, qualcuno di voi sicuramente ha in testa qualche cosa della cantatrice Calva di Ionesco. Non c'è una logica, c'è proprio una impossibilità di comunicare. E se tra i maggiori esponenti del teatro dell'assurdo, tra gli anni 40 e 60, troviamo Samuel Beckett, troviamo Ionesco, troviamo
Carl Valentin, altro esponente interessante, Arthur Adamoff. Negli anni 70 si produce, chiamiamola così, una seconda generazione che ha avuto come protagonisti proprio autori come Boris Vian e soprattutto Harold Pinter. Harold Pinter che è, soprattutto le prime opere di Harold Pinter sono considerati fra i capolavori del teatro dell'assurdo. È sicuramente, appunto come dicevo prima, uno dei commediografi più interessanti della seconda metà del Novecento e sicuramente uno dei più rappresentati. Se voi andate su YouTube trovate tantissime riproduzioni di commedie del passato, ma ancora oggi, io per esempio stavo vedendo che nel 2017, mi pare, è stato rappresentato Betrayal, che sarebbe Tradimenti, proprio da una compagnia con Ambra Angiolini. Quindi, ripeto, è un autore forse poco conosciuto, ma sicuramente molto molto importante. Era nato a Londra, nella zona dell'East End londinese, che era abitata soprattutto da immigrati. Il padre era aveva una di quelle professioni che sembra fossero tipiche proprio degli ebrei. Faceva il sarto, era un sarto per signora, e sembra che all'epoca moltissimi ebrei praticassero questa professione. Comunque, Pinter frequenta la scuola locale, dove da una parte si sveglia in lui l'interesse per il teatro, ma dall'altra comincia a conoscere il clima di violenza, l'antisemitismo, che era proprio tipico dei quartieri più poveri di Londra. Nel 1948, quindi a 18 anni, comincia a frequentare la Royal Academy, l'Accademia Reale di Arte Drammatica, ma non completa gli studi perché ha troppo voglia di mettersi in gioco e ci si mette all'inizio come attore. Quindi a 18 anni, giovanissimo, lui intraprende la carriera di attore e per mantenersi fa diversi lavori, i lavori che vi potete immaginare: fa il cameriere, fa il lavapiatti e addirittura fa il venditore porta a porta. Ma lui nelle interviste che poi rilascerà dirà proprio che sono stati queste persone diverse che lui ha avuto occasione di incontrare, questi linguaggi diversi, che sono poi ritornati nella sua drammaturgia. La sua prima commedia si chiama The Room, ovvero La stanza, e fu rappresentata per la prima volta nel 1957 da un gruppo di studenti dell'Università di Bristol. E a partire da questa commedia e molte altre che seguiranno, si cominciano a definire quelli che saranno i caratteri essenziali del teatro di Pinter. Intanto la maggior parte delle sue commedie sono composte da un atto unico, ce ne sono poche in più atti, e sono caratterizzate da un senso di minaccia che farà sì appunto che queste commedie vengono definite le commedie della minaccia. Perché commedie della minaccia? Perché Pinter ci presenta delle situazioni apparentemente normali, apparentemente tranquille, stabili, ma poi piano piano l'atmosfera diventa pesante e si diventa paurosa, diventa misteriosa. Perché? Perché questi personaggi che Pinter ci rappresenta sempre chiusi in uno spazio molto angusto, solitamente è una stanza, al massimo è un salone di ristorante, e questo luogo chiuso, che in qualche modo è una prigione, ma è anche un rifugio, è anche una protezione rispetto al mondo esterno che è ostile, che è incomprensibile. E i personaggi vivono la paura di essere estromessi da questo mondo, da questo rifugio sicuro. E questa paura aumenta con l'intervento di quelli che
di quello che Pinter chiama l'outsider, cioè l'intruso. A un certo momento, in questa situazione apparentemente tranquilla, dove però la paura è latente, arriva l'intruso. E arriva l'intruso che destabilizza tutto, che praticamente fa emergere ancora di più la paura. Infatti, in questa prima commedia, che è appunto The Room, la storia, ecco, considerate questo, che è anche difficile raccontare una trama. È come se uno provate a pensare di raccontare la trama della Cantatrice Calva o di Finale di Partita, non si possono raccontare, non c'è una trama, perché tutto avviene proprio attraverso il dialogo, l'azione. Tant'è vero che ci sono molti critici che dicono che Pinter bisogna vederlo, non leggerlo, perché arriva più facilmente. Però qual è questa situazione? Allora c'è una donna di circa 60 anni che vive in una stanza, in questa stanza tranquilla, sicura, con un personaggio che presumibilmente è il marito, ma a Pinter non interessa raccontarci i rapporti che ci sono tra i personaggi, non è quello che importa. Importa quello che dicono, ma soprattutto quello che non dicono. Perché a differenza del teatro di Pirandello, che è un teatro che svela, quello di Pinter è un teatro che vela, cioè dove le persone si rifugiano dietro le parole per non esternare i sentimenti reali. Quindi non è un teatro di verità. La verità la troviamo, ma la troviamo se andiamo a scavare. E quali sono? Che cosa succede? Succede semplicemente che prima in questa stanza arriva il proprietario e subito dopo il proprietario arriva una coppia che dice che ha saputo che questa stanza è in affitto, ecco, e semplicemente la padrona di casa li caccia. Questo è più o meno tutto quello che succede, nulla di più. Ma sin da questa prima opera, che considerate scritta nel 57, quindi Pinter ha 27 anni, sin da questa prima opera vediamo quali sono proprio i temi ricorrenti nelle sue opere, soprattutto nelle opere prime, che sono la paura, il sospetto, l'intolleranza, il pregiudizio, e tutto questo anche in riferimento al suo essere un ebreo, quindi aver vissuto cose come l'intolleranza e il pregiudizio. Ma il pregiudizio c'è nei suoi personaggi, cioè in Rose, che teme che quelle persone arrivino a cacciarla di casa, quindi che il pregiudizio non ci permette nemmeno di porci in ascolto dell'altro, perché siamo prevenuti. È questo il discorso. Nel 1958 si rappresenta il compleanno. Il compleanno, che è un fiasco clamoroso, ma proprio stroncato pesantemente dalla critica, tranne da un critico teatrale che si chiamava Harold Hobson, che scrive sul Sunday Times l'unica recensione positiva, e dice questo: mi gioco quel tanto di reputazione che mi sono fatto per dire che Mr. Pinter possiede il più originale, inquietante e avvincente talento della Londra dei teatri. Di lui e del compleanno si sentirà ancora parlare. Quindi, mentre tutti i critici concordemente dicono, ne decretano l'insuccesso, questo Hobson è l'unico che dice: sentirete ancora parlare di Pinter. Infatti nel 1958, nell'anno successivo, nel 60, non nel 58, viene rappresentato ve lo dico in italiano perché tanto il mio inglese è terribile, è il guardiano. Quando viene rappresentato il guardiano, che è un clamoroso successo, i critici rivalutano il compleanno, e il compleanno diventerà poi considerato uno dei testi migliori di Pinter.
è quanto ci hanno capito i critici all'inizio. Allora, che succede in questo compleanno? Questo compleanno c'è un personaggio che si chiama Stalli, del quale si intuisce che sta scappando da qualcosa, è sicuramente un uomo dal passato oscuro, che sta scappando da qualcosa che potrebbe essere la mafia, che potrebbe essere un apparato di potere, che potrebbe essere qualunque cosa. E lui ha cercato rifugio in una pensione gestita da una coppia di mezza età. Tutto fila liscio finché arriva l'intrusione. E l'intrusione questa volta è rappresentata da due sicari che sono andati lì per lui. E all'oscuro, mentre le altre persone della pensione sono all'oscuro di questo, e la proprietaria della pensione prepara una festa di compleanno per Stanley, per festeggiare Stanley, in realtà durante la festa, dove l'atmosfera diventa più pesante, diventa più grave, i due sicari si pigliano Stanley e se lo portano via. E questo noi sappiamo. E questo sanno i personaggi che restano. Sanno che queste due persone hanno portato via Stanley, ma noi non sappiamo che gli succederà. Perché, appunto, nelle commedie di Pinter non c'è un finale, non c'è niente di definito, non c'è, i finali sono praticamente sono sempre aperti. E considerate anche che il teatro di Pinter è spesso, per questo dicevo che è importante vederlo rappresentato, perché il teatro di Pinter si serve di lunghi silenzi. Ci sono dei momenti in cui gli attori si muovono sulla scena, ma non si dicono niente. Tutto, come vi dicevo, tutto viene fuori più dal non detto che dal detto. E in questo sicuramente proprio il non detto diventa la vera forza di questa commedia. Ma la cosa interessante è che comunque nella tragicità, nella drammaticità di quanto viene rappresentato, spesso nelle commedie di Pinter si ride. Si ride con quel riso di chi prova a combattere la paura, a combattere l'ansia. Tant'è vero che Pinter stesso dice che quando tragedia e commedia si confondono, spesso il pubblico dà enfasi al comico, perché così facendo allontana il tragico. Quindi certe volte le situazioni, si arriva ad un tragico che è talmente paradossale che diventa divertente. Io ho scelto due pezzetti che, come vi ripeto, il teatro va vissuto, però io provo a tirare fuori delle cose che possono essere più interessanti, anche perché chiaramente devo andare più che altro su frasi lunghe, che non è che posso mettermi a dialogare. Quindi qua c'è una situazione in cui dei due sicari, l'uno spiega all'altro il senso della vita praticamente, e gli dice lui come sono andate le cose per lui, e per fare questo gli chiede di guardargli in bocca. Gli dice: guardami in bocca, guarda bene, capisci quello che voglio dire? Lo sai che io non ho mai perso un dente, fin dalla nascita sono intatto. Ecco perché ho raggiunto la posizione che ho raggiunto, mio caro, perché sono sempre stato sano come un pesce. Per tutta la vita mi sono sempre ripetuto: datti da fare, datti da fare, non trasgredire mai le regole del gioco, onora tuo padre e tua madre, sempre. Segui i binari, amico mio, e non puoi sbagliare. Ma che credi? Che mi sia fatto da solo? No, io ho sempre fatto ciò che mi dicevano di fare. Sono sempre stato il primo in tutto. A scuola non parliamone nemmeno. Il primo, perché, te l'ho già detto, non hai capito? Riesci a seguirmi? Impara sempre tutto a memoria. Non scriverti mai niente e non giocare col fuoco. Te ne renderai conto, perché un giorno ti renderai conto che quello che dico è vero, perché io credo che il mondo, perché io credo che il mondo
Perché io credo che il mondo... siediti. Siediti che ti possa vedere bene in faccia. Mio padre mi disse: Benny, vieni qui. Stava morendo. Mi inginocchiai. Perdona sempre, Benny, mi disse, e lascia vivere. Sì, papà. Vai a casa da tua moglie. Sì, papà. Guardati dagli accattoni, dai mendicanti e dai perdigiorno. Non mi ha fatto dei nomi precisi, però. La mia vita, mi disse, l'ho dedicata al prossimo e non me ne pento. Fai il tuo dovere e rispetta sempre le regole. Ricordati di dare sempre il buongiorno ai tuoi vicini, non dimenticarti mai della tua famiglia, perché la famiglia è la roccaforte, l'essenza, il fulcro. Se ti dovessi trovare nei guai, rivolgiti allo zio Barney, ti toglierà dalle pesti. Io mi inginocchiai e giurai sulla Bibbia. E in quel momento capii qual era la parola che non avrei mai potuto dimenticare. Rispetto. Perché, mio caro, chi c'era prima di tuo padre? Suo padre. E chi prima di lui? Prima di lui? Chi c'era prima del padre di tuo padre se non la madre del padre di tuo padre? La tua trisnonna. Ed è per questo che ho raggiunto la posizione che ho raggiunto, perché sono sempre stato sano come un pesce. Questo è il mio motto: lavora sodo e lavora tosto. Non sono mai stato malato un giorno. Ora, capite bene che se uno volesse capire quello che voleva dire, c'è ben poco da capire, insomma. Però è interessante proprio questa cosa, a me poi ha fatto ridere la storia, che alla fine di tutto chi c'è? La trisnonna, quella è l'elemento. Grazie, cara. Come ho detto prima, il primo vero successo arriva col guardiano. Mi scusi, posso parlare? Prego. Quello che lei ha appena letto e recitato è stato interpretato nell'Inghilterra dell'epoca come un elenco di massime morali britanniche o come un elenco di massime ebraiche? Il discorso è che in realtà non sono delle massime che si possono definire cattoliche o si possono definire protestanti o ebraiche. In realtà quello che lui dice sono, consentitemi, sono luoghi comuni, no? Sono luoghi comuni, onore al padre e alla madre, rispetta ai vicini, tieni conto della famiglia. E perché? Perché poi c'è lo zio Benny che se succede qualche cosa ci pensa lui e ci mette le mani. In realtà non c'è mai nulla di così sostanzioso o sostanziale, se volete, nell'opera di Pinter, perché tutto, ricordiamoci sempre, per questo dicevo che è un autore abbastanza ostico come lo sono Beckett e Ionesco, proprio perché quello che cerchiamo di capire non è la storia, la trama, l'intreccio della commedia, che è assolutamente inconsistente, ma appunto le dinamiche che si sviluppano in una situazione in cui comunque l'individuo è alienato, in cui l'individuo non riesce a comunicare, in cui l'individuo nasconde le proprie emozioni. Come diceva Edoardo, dopo la Seconda Guerra Mondiale nessuno vuole parlare di guerra, nessuno vuole parlare di morte, come se non ci fosse stata, ma c'è stata e ce la portiamo dentro come angoscia esistenziale in una società che apparentemente è una società del benessere, ma come Pinter poi farà nel corso della sua vita, anche nei suoi interventi politici, è un mondo in cui c'è la prevaricazione, un mondo in cui le persone sono sopraffatte, un mondo in cui la violenza diventa sempre più grande. E politicamente come sta a sinistra, molto a sinistra Pinter.
ma questo ci arriveremo. Arriviamo un attimo al Guardiano, che come vi dicevo è il primo vero successo di Pinter. E anche il Guardiano si svolge tutto in una stanza, ma non è una stanza come quella che abbiamo visto con Rose, ma è una stanza piena di roba, è una stanza ingombrata degli oggetti più disparati, quindi è una stanza che non, assolutamente non rappresenta l'ordine e non rappresenta l'equilibrio. Chi abita in questo stabile dove c'è questa stanza sono due fratelli. Uno è Aston, che è un borderline, è ai limiti dell'autismo, e il fratello Mick, che è un giovane ambizioso ma che non ha la forza di, come dire, di soddisfare le sue ambizioni, e soprattutto si sente frustrato dalla presenza di suo fratello con tutte le sue problematiche. Aston, il fratello appunto borderline, porta a casa un barbone per sottrarlo dalle intemperie e quant'altro, ma soprattutto perché una volta l'ha portato a casa e gli chiede di fare il guardiano dello stabile. È una cosa assurda, perché questo barbone non c'ha nessuna voglia di lavorare, non lo farà mai. Però anche in questo caso il barbone chi è? È l'intruso. L'intruso che va a rompere l'equilibrio, perché poi nella dinamica pinteriana la cosa è questa, che c'è uno che deve vincere, c'è il bisogno dell'uomo di prevaricare l'altro, tant'è vero che nel momento in cui sono diventati tre, ognuno di loro cerca di, come dire, di manipolare gli altri due per garantirsi, come si dice, lo scettro del potere. In realtà, in realtà quello che invece accomuna queste tre persone è che sono tutte e tre fallite. Cioè tutte e tre parlano di cose che non succederanno. Aston dice che deve fare una tettoia in giardino, ma no, lo dice e non lo farà. Mick vuole arricchirsi, parla di questa casa che diventerà una villa, ma non lo farà. E lo stesso barbone, che dice che deve andare a Londra a prendere i suoi documenti con le sue referenze, non ci andrà mai. Quindi questa è la storia. La storia che possiamo dire non storia, perché questo è. Ora, che cosa succede? Tanto per farvi capire qual è il pensiero, no? Cioè c'è sto fratello Mick che è, come vi dicevo, è ambizioso, ma lui la sua ambizione ce l'ha in testa, e lui a un certo momento racconta al barbone come sarà questa casa e dice: sai che ti faccio di questo posto? Ne faccio una villa. Per esempio, questa stanza, potremmo farci la cucina, la misura è giusta, la finestra è grande, c'è sempre il sole. Qui ci mettiamo del linoleum blu garganello, picchiettato di rame e d'avorio, lo stesso colore sulle pareti. I ripiani della cucina grigio antracite, tutta la stanza piena di cristalliere, una piccola qua, una grande là, un'altra d'angolo con i piani girevoli e dentro mensole per il vasellame. La sala da pranzo potremmo metterla sul pianerottolo, no? Tende veneziana alla finestra, moquette sui pavimenti, una tovaglia di vino bianco, cassetti nero sabbiati, puff sonici e rotondi, poltrone in giallo canarino, un divano con la cornice in faggio e l'imbottitura verde prato, un carrello da cucina bianco laccato. Come vedete, lui ha chiarissimo l'idea di come deve dire, ma è così, l'idea c'è e idea rimane. Invece c'è l'altro pezzettino del barbone, che è arrabbiato con Aston, perché a un certo momento proprio Aston, che è quello che l'ha portato a casa, è proprio con Aston che comincia l'attrito. E allora questo barbone si lamenta parlando di Aston e dice: non ha anima. Vedi, quello che a me serve è un orologio. Mi serve un orologio per sapere l'ora. Come faccio a sapere l'ora senza orologio? Non posso, no? Gli ho detto: che ne dici di pigliare un orologio? Così io posso sapere che ora è. Se non sai che ora è,
non sai dove sei, capisci? Sai che mi tocca fare ora se vado un po' fuori? Devo guardare l'orologio e mettermi l'ora in testa per quando torno, ma così non va. Dopo 5 minuti me la sono già scordata, mi sono scordato che ora era. Se sto male me ne sto a letto, no? Ma quando mi sveglio l'ora chi me la dice? Che ne so io quando è l'ora di uscire per prendere il tè? Quando torno posso vedere l'orologio all'angolo, così quando rientro lo so che ora è. Ma quando sono in casa, non ho la più pallida idea di che ora sia. No, quello che a me serve è un orologio qui, in questa stanza. Allora sì che me ne starei più tranquillo, ma quello mica me lo dà. Mi sveglia in piena notte, mi dice che faccio dei rumori. Ho una mezza idea di dargli un cazzotto uno di questi giorni. Ecco, una cosa interessante del guardiano è che in uno dei monologhi finali invece noi scopriamo che Aston è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico e che è stato sottoposto alla cura dell'elettroshock. Attraverso i problemi mentali di Aston, Pinter attacca la società del tempo e soprattutto le pratiche violente, inclusa la terapia dell'elettroshock, ma soprattutto attacca la società del tempo che considerava le persone con problemi mentali un pericolo per l'ordine sociale e per questo le isolavano dal resto del mondo. E tante persone, purtroppo, come ci ha raccontato anche lo stesso Basaglia, tante persone sono finite in manicomio senza assolutamente motivo. Come vi dicevo, il teatro di Pinter è un teatro di parola. Lo potremmo considerare un teatro che sta a metà tra la psicologia kantiana di Pirandello e quella invece appunto più intuizionista, più surrealista di Ionesco o di Beckett. E come vi dicevo, i testi, se li leggete, possono apparire superficiali, perché bisogna entrarci dentro, bisogna trovare nel teatro di Pinter quelle increspature che sono all'interno della dinamica dei dialoghi e che ci fanno capire che tutto questo benessere, tutto questo equilibrio è soltanto una patina, è soltanto un velo, ma dietro c'è appunto c'è l'angoscia e quant'altro. Una cosa interessante è che Pinter, che negli anni nel 73 comincia a darsi, si dedica anche alla regia teatrale, ma comincia a scrivere sceneggiature per il cinema e si intende splendidamente con Joseph Losey e per lui scrive la sceneggiatura del Servo, non so se ve lo ricordate, con Dirk Bogart, e scrive la sceneggiatura di Prigioniero d'amore con Julia Roberts, una lunga collaborazione con Losey, ma ha scritto anche la sceneggiatura degli ultimi fuochi di Elia Kazan, che come sapete è tratto dal romanzo di Fitzgerald. Perché una cosa sapeva fare Pinter: sapeva tradurre in cinema e in sceneggiature le opere letterarie. Forse il motivo per cui lo ricordiamo di più è che nel 1982 ha vinto anche un premio David di Donatello, il David di Donatello per la sceneggiatura di quello splendido film che è La donna del tenente francese, che se non avete visto vi consiglio di vedere perché è un film veramente, veramente splendido. Mentre stava scrivendo, sempre negli anni 70, mentre sta scrivendo una cosa che non riesce a portare a casa, che è la sceneggiatura, una sceneggiatura tratta dalla Ricerca del tempo perduto di Proust, scrive, proprio perché si collega a Proust, scrive una commedia che si chiama Vecchi tempi. In questa commedia, in cui Pinter dice appunto che è d'accordo con Proust, che il tempo perduto si rivela nell'amore, questa potrebbe essere chiamata però una commedia della memoria, ma potrebbe essere anche definita una commedia della dimenticanza. Perché quello che mette a fuoco Vecchi tempi è l'arbitrarietà del ricordo, perché ognuno di noi si ricorda le cose come gli pare, questa è la realtà. E qual è la storia, in che cosa consiste? C'è una coppia
e che sta aspettando l'arrivo di un'amica della moglie, e il marito si aspetta che attraverso l'amica, come se l'amica fosse un riflesso della moglie, attraverso l'amica riuscirà a capire meglio la moglie, della quale non sa, della quale non sa tante cose. Ma cioè anche qui c'è una battuta che è interessante, perché è la battuta chiave della condizione che ci diceva prima della commedia della memoria o della dimenticanza, dove la protagonista dice: a volte ci si ricorda di cose anche se non sono mai avvenute. Io ricordo cose che magari non sono mai avvenute, ma proprio perché le ricordo diventano realtà. No? È un po' quello che ci diceva, se ci pensate, ci diceva Pirandello, no? Cioè diceva: io non tradisco mia moglie, ma lei soffre come se io la tradissi, quindi la sua realtà è quella. Quindi anche in questo caso la memoria è soggettiva. I mostri. Esatto. Arriviamo al 1977. Nel 1977 Pinter provoca uno scandalo pubblico perché lascia la moglie, che era un'attrice, l'attrice Vivienne Marchand, e sposa, si mette con Antonia Fraser, che era la maggiore delle figlie del settimo Lord Longford, cattolica, e che poi invece lui sposò nel 1980 dopo aver ottenuto il divorzio. E molti hanno pensato che la commedia Betrayal, che appunto vuol dire tradimenti, fosse basata su quella relazione, sulla loro storia d'amore. In realtà sembra che sia basata su una relazione che Pinter aveva avuto diversi anni prima con una presentatrice televisiva. Però poi appunto la sua con Antonia Fraser tutto andrà a posto. La caratteristica di Betrayal è che la commedia comincia dalla fine. Cioè la storia si dipana a ritroso dal 1977 al 1968. Quindi praticamente lo spettatore entra nella storia all'indietro. Cioè, e penso che sia abbastanza difficile. Io leggevo, per esempio, che il regista, quello che è andato, che l'ha fatto nel 2017, ha detto che loro all'inizio l'hanno letto al contrario, hanno letto dalla fine per entrare di più nella storia. Ma è proprio questo che piano piano viene fuori, e che questa è tutta una storia di tradimenti, sono solo tradimenti, e sono quei tradimenti, sembra che ci stia raccontando un banale ménage à trois, in realtà sono quei tradimenti che non portano mai a delle, come si dice, a delle storie importanti. Sono dei tradimenti che sono distrazione pure e semplice, distrazione da un matrimonio noioso, ma che non portano da nessuna parte. Sono tradimenti che portano comunque al fallimento. Questo senso di libertà che si potrebbe, che uno pensa di vivere nel momento in cui tradisce e quindi si sente libero, in realtà anche questa è una libertà fittizia, perché poi si rimane. E perché tradimento? Perché, tant'è vero che secondo Pinter, come si fa il riassunto di tradimenti? Il riassunto di tradimenti è: X tradisce Y. Perché? Perché allora ci sono Emma e Robert, che sono marito e moglie, Jerry e Judith, che sono marito e moglie, Jerry è il miglior amico di Robert. Emma tradisce Robert con Jerry, ma a un certo momento rivela a Robert che è l'amante di Jerry, e quindi tradisce Jerry in qualche modo, perché lo rivela al marito, e al tempo stesso il marito tradisce l'amico perché non gli dice che lo sa. Ma la cosa interessante è che all'inizio della commedia, nel 1977, Emma ha un'altra relazione. Ha una relazione con un tizio
che è stato scoperto da, da Jerry e che scrive per Robert, che è banale secondo Emma, e quindi Emma lo tradisce definendolo banale, e lui tradisce quelli che gli hanno dato lavoro, perché appunto lavora per Robert e si fa la moglie, diciamo così, e soprattutto loro, loro due, sia Jerry che Robert, tradiscono tradiscono il, questo amante, senza sapere che è l'amante della moglie, perché lo ritengono un disonesto e un lestofante, anche se loro guadagnano sui lavori. Ecco perché commedia è proprio dei tradimenti. Ma perché ha scelto come inizio di questa storia il 1968? Il 1968 per raccontarci la storia di un amore fallito. Perché per Pinter il 1968 è un anno di fallimenti. Cioè un anno in cui sembrava che la rivoluzione, che la protesta avrebbe portato ad un cambiamento, che avrebbe cambiato l'ordine delle cose, e praticamente non è cambiato assolutamente niente. Perché, ecco, una cosa importante è che Pinter è sempre attento a quello che succede nel mondo, ed è sempre, dice sempre la sua, non si è mai nascosto, non si è mai nascosto dietro a niente, ha sempre detto quello che pensava, ha sempre lottato contro gli abusi e contro le oppressioni. Pensate che nel 1985 si trovava in Turchia insieme ad un altro drammaturgo statunitense che era Arthur Miller, e purtroppo erano entrati a contatto, avevano incontrato vittime dell'oppressione politica, e durante una cerimonia che all'ambasciata americana si fece in onore di Arthur Miller, Pinter ne disse di tutti i colori, tanto che fu cacciato. E Miller gli andò dietro per sostenerlo. Proprio questa esperienza vissuta in Turchia con la soppressione appunto della lingua curda, che saranno di ispirazione per una commedia scritta nel 1988 che si chiama Mountain Language. Pinter, ripeto, palesemente, dichiaratamente, senza nascondersi dietro niente, era un feroce oppositore della guerra sporca, di quella che chiamava la guerra sporca americana in Nicaragua, ce l'aveva con il sostegno che gli Stati Uniti davano alle dittature latinoamericane, e soprattutto fu un dichiarato nemico della invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq da parte degli Stati Uniti. Tanto che nel 2005, anno che lo premia con il premio Nobel, lui annuncia che avrebbe smesso di scrivere commedie per darsi completamente alla politica. Quindi nel 2005 riceve il Nobel per la letteratura, pure lui. E perché lo riceve? Perché nelle sue opere scopre il precipizio che si nasconde sotto i discorsi oziosi di ogni giorno e entra con forza nelle stanze chiuse dell'oppressione. Questa è la motivazione. Ma nel 2001, proprio con un giorno di anticipo purtroppo alle Torri Gemelle, Pinter viene premiato, il 10 settembre 2001 viene premiato con una laurea honoris causa dall'Università di Firenze. E una delle cose, se volete ve lo andate a leggere, si trova su internet, c'è un lungo elenco di motivazioni da parte dell'università, ma io mi interessava questo momento della cosa. Scrivono: tutti gli attori di Pinter sono dei piccoli epigoni di Riccardo III, che sulla stessa scena era amante, era villano, era re, era clown, uccideva ma seduceva proprio per la capacità di cambiare personaggio, carattere. Tant'è vero che
gli attori più amati da Pinter sono proprio i caratteristi, perché lui dice che sono i più bravi, perché sanno interpretare diversi caratteri, appunto. I suoi attori, personaggi, hanno una straordinaria capacità di autoconvincimento e autoillusione, e così riscrivono allegramente o dolorosamente la storia, tanto quella piccola e privata, costituita da minimi episodi quotidiani, quanto quella dei grandi eventi visti da lontano. Alla base di tutto, il disturbo della memoria che accomuna tutti quanti. Come appunto ricordava Anne, che diceva che anche se non sono avvenute, siccome io me le ricordo, sono reali, ma addirittura si arriva in un'altra commedia che si chiama Ritorno a casa, c'è questo Lenny che parla con la cognata, gli racconta una storia e a un certo momento la cognata gli chiede: ma scusa, tu come facevi a sapere che quella prostituta era malata? E lui risponde: come facevo a saperlo? Lo avevo deciso io. Quindi, ecco, ed arriviamo, siamo quasi addirittura da più, arriviamo all'ultima commedia, che è Anniversario del 1999. Anniversario questa volta è ambientato in un lussuoso ristorante. Si festeggia l'anniversario di una coppia insieme ad un'altra coppia, e gli elementi della coppia sono due fratelli e due sorelle. E all'interno di questo, poi c'è un altro tavolo dove ci sono un impiegato e una segretaria, e i discorsi sono discorsi assolutamente banali, a volte anche volgari, ma quello che è interessante è che mentre questa gente sta a tavola e parla delle cose sue o delle cose date o pettegolezze o quello che volete voi che si fa quando si sta al ristorante, ogni tanto arriva un cameriere che si intrufola, che dice: posso fare un intervento? E non si allaccia per niente a quello che loro stanno dicendo, se lo inventa. A un certo punto gli dice: visto che parlavate di Elliot e non ne parlava nessuno, ho pensato che magari mi interessava sapere che mio nonno conosceva piuttosto bene Elliot, non proprio un amico intimo, ma molto più che un semplice buongiorno e buonasera. In realtà li conosceva tutti: Ezra Pound, Day Lewis, Spender, Barker, Dylan Thomas. E se andiamo un po' più indietro negli anni, lo vediamo bere un bicchiere con Lawrence, con Conrad, con Aldous Huxley, con Virginia Woolf e Thomas Hardy. Mio nonno stava facendo strada in politica a quei tempi. Alcuni lo vedevano già ministro del tesoro, se non altro ministro della difesa, ma lui invece decise di andare a comandare un battaglione durante la guerra civile spagnola. Ma visto come andarono le cose, finì per passare la maggior parte del suo tempo libero negli Stati Uniti insieme a Ernest Hemingway, suo grande amico. Poi c'è un'altra situazione, sempre loro non stanno parlando di questa cosa e lui si intrufola e dice: ho sentito che parlavate dell'impero austro-ungarico e mi domandavo se non avevate mai sentito nominare mio nonno. Era grande amico dell'arciduca e una volta anche preso un tè con Mussolini. Poi si sono messi tutti a giocare a poker, compreso Winston Churchill. A mio nonno stranamente bruciava sempre il palmo delle mani, ma il suo sguardo era distante. Ha avuto una vita insolita. Una volta si innamorò di una donna, che poi era mia nonna, mi disse, ma se l'è persa da qualche parte, è sparita, credo in una tempesta di sabbia nel deserto. Mio nonno a quei tempi aveva tutto ciò che un uomo poteva desiderare. Era alto, scuro di capelli, aitante, pieno di buona volontà. Avrebbe dato una mano a uno storpio senza gambe, anche se si fosse trascinato sulla pancia imbrattato di melma e di fango, del fango di un viottolo di montagna. Lo avrebbe aiutato a raddrizzarsi, gli avrebbe indicato la strada giusta, la direzione esatta da seguire. Era un po' come Gesù Cristo, in un certo senso. E sempre al cameriere è affidato il finale, che è un po' più amaro di tutto questo. E lui dice: quando ero ragazzino, mio nonno mi portava sulla scogliera a guardare il mare. Mi aveva comprato un telescopio. Non credo che esistano più i telescopi oggi. Guardavo dentro al telescopio, a volte vedevo una barca. Attraverso le lenti del telescopio la barca diventava più grande. A volte c'era della gente sulla barca, un uomo, a volte una donna, oppure a volte due uomini. Il mare luccicava. Mio nonno mi ha introdotto al mistero della vita e mi ci trovo ancora in mezzo.
non riesco a trovare l'uscita. Mio nonno invece ce l'ha fatta. Vorrei fare ancora un altro intervento. E così finisce. Come vi dicevo, volevo citarvi alcune, non so se per esempio Betrayal nel 1983 cura la versione, come dicevo, la sceneggiatura di Tradimenti, pensate, con due attori tipo Jeremy Irons e Ben Kingsley. Poi fa la sceneggiatura dell'Amico ritrovato e, se ve lo ricordate, degli Insospettabili di Kenneth Branagh. E come vi dicevo, fra i suoi progetti non realizzati c'è la sceneggiatura della Recherche, che non ha fatto in tempo a finire. Nel 2006 gli viene conferito il Premio Europa per il teatro. Nel gennaio 2007 il primo ministro francese gli assegna la Legion d'Onore, ma lui era già malato, aveva subito credo che avesse avuto un cancro ai polmoni dal quale non si era più ripreso, e muore il 24 dicembre del 2008 all'età di 78 anni. E io volevo chiudere questo, perché ricordo, io lo dico sempre, queste sono goccioline rispetto a tutto quello che si potrebbe ancora dire su un autore della levatura di Pinter. Però ho trovato il discorso che Pinter, che poi è stato pubblicato, che Pinter scrisse, che Pinter fece durante la cerimonia del Nobel. E tra le altre cose ho tirato fuori questo, e con questo concludo, ho tirato fuori questo, questa cosa che lui ha detto, che secondo me è proprio, diciamo, è proprio la summa del suo teatro. E lui disse questo: la verità in teatro è assolutamente inafferrabile. Anche se non si trova mai completamente, la sua ricerca è compulsiva. La sua ricerca è chiaramente ciò che guida gli sforzi. La sua ricerca è il compito che si ha. Più spesso che non si pensi, si inciampa al buio nella verità, urtandole contro, o soltanto intravedendo un'immagine o una figura che sembra corrispondere alla verità, spesso senza comprendere di averlo fatto. Ma la verità effettiva è che non c'è mai una sola verità da trovare nell'arte drammatica, ce ne sono molte. Reciprocamente queste verità si sfidano, si ritraggono, si riflettono, si ignorano, si fanno dispetti, sono cieche. A volte si sente di avere tra le mani la verità del momento, poi essa scivola dalle dita e dappertutto. Grazie. Non vi nego che è molto difficile parlare di un autore di questa levatura, soprattutto perché sarebbe interessante anche capire, per esempio, quello che è stato il suo contributo al cinema. Perché anche lì, nei film che sono sceneggiati da Pinter, c'è sempre, lui tra l'altro fa un ampio uso della tecnica del flashback, del tornare indietro, ma sono sempre, nei suoi film c'è sempre la difficoltà nei rapporti di classe, l'oppressione dell'individuo da parte della società, quel senso di decadenza e di alienazione che appartiene al mondo contemporaneo. Questo lo ritroviamo nel cinema, andando a rivedere certi film. Pensate, io ricordo la prima volta che ho visto La donna del tenente francese, e c'ho sempre di questa immagine di lei che sta sulla punta della scogliera ad aspettare che arrivi questo personaggio che non si sa nemmeno chi è, non arriva mai. Quindi diciamo che ancora una volta quello che io vi invito a fare è andarvelo a riscoprire, soprattutto un Pinter che credo che sia molto poco sconosciuto ai non addetti ai lavori, mentre è molto amato dagli attori, dai registi,
è il pubblico, secondo me, è un po' quello che faceva, che si fa con Ionesco o con Beckett, no? Andare a vedere aspettando Godot e pensare di capire, no? Bisogna per amare queste pièce teatrali, bisogna lasciarsi andare, bisogna non avere preconcetti, perché non c'è, in qualche modo, se volete, non c'è niente da capire, niente da raccontare, sono delle sensazioni che uno si porta a casa. Non c'è la, che ne so, come nella commedia di Shakespeare, la tragedia che la vediamo, la morte di Romeo e Giulietta, la morte di Amleto, che suscitano emozioni immediate. Il tavolo di Pinterest si porta a casa, non ci dà, anzi, come vi dicevo, molto spesso si ride nelle commedie di Pinter, ma è un riso inquieto, lui dice che è una risata inquieta, è una risata, appunto, come si dice, rido per non piangere, questo in qualche modo...